Stringimi a te, un romanzo che racconta un po' la genitorialità, ma tanto altro, insomma un'esperienza vissuta che oggi entra in un libro in un modo molto forte. Ci racconti tanto la genesi, come nasce, poi di che cosa raccontiamo lì dentro. Questo libro è scritto a quattro mani con mia figlia, che ho adottato recentemente, nonostante io l'abbia conosciuta nel 2012. Allora, nel 2012, non desideravo essere madre, ma il nostro incontro ha sconvolto la mia vita. Infatti, non ti ho donato la vita, ma la vita mi ha donato te. Ho ricevuto in dono lei come figlia. E nonostante appunto ancora oggi ciò che mi terrorizza di più è essere madre. Era una persona da sola, quindi pensavo che per la legge italiana non si potesse adottare, mi sbagliavo. Per riuscirci, diciamo che il percorso è stato bello, lungo e difficoltoso. Mi ha portato anche a vivere a un certo punto per 3 anni in Bielorussia, ma per amore si fa questo ed altro. Credo che il mio libro, c'è chi lo definisce autobiografico, ma la definizione più bella è stata quando l'hanno detto che è un thriller. Un thriller perché fino alla fine non sai se questo è un romanzo thriller, fino alla fine non sai se questa ragazzina arriva o non arriva. Posso dirvi che è arrivata, che è qui, che ha scritto a quattro mani con me la nostra storia e spero che sia un dono stupendo che noi possiamo fare a voi e possiamo fare a tutti quei bambini che sognano ancora oggi di avere una famiglia. Essere madre quindi in questo momento diventa pieno perché non è una madre adottiva, di fatto questa è tua figlia a tutti gli effetti. Sì, nel bene e nel male, è mia figlia nel bene e nel male, è un'adolescente, devo dire che è, quindi è ancora più difficile questa fase. E sì, è un libro proprio sulla maternità vista in maniera molto più aperta. E, ripeto, è qualcosa, io ero convinta che la maternità fosse quel dolore fisico, no? Mettere al mondo qualcuno fosse legato a quel dolore del parto, era quello che io rifuggivo, era quello che mi faceva paura. Non avrei mai immaginato che essere madre invece è un dolore continuo, ripetuto, emotivo, perché lasci il tuo cuore a qualcuno che vivrà in balia del mondo. Ed è una paura incredibile, è un'apprensione incredibile, è anche un sentirsi inadeguata, spaventata per un ruolo che oggettivamente per me io ritengo essere troppo grande. Però è un'esperienza pazzesca perché è un'esperienza d'amore e non lo so se ne sarò all'altezza, però ci sto provando con tutta me stessa.